Allora, prendendo spunto dal titolo che lei ha dato al suo giornale, le faccio la seguente domanda. Come fa la stampa ad oggi ad essere libera o a praticare un'informazione non politicizzata? Se le varie imprese che si occupano di distribuzione delle pubblicità, le varie testate in Italia, le più grandi sono 2-3 in Italia, sono in mano di un piccolo manipolo di persone? Devo dire che questa non è una domanda, è un trattato. Le posso dire che la libertà non te la regala nessuno, te la devi conquistare giorno per giorno con il tuo lavoro, con il tuo impegno e soprattutto mettendo a rischio la poltroncina. Questa è la libertà, non avere paura di perdere lo stipendio, di non perdere la seduta, buttare il cuore oltre l'ostacolo, se si ha un ostacolo diventa difficile anche con l'operazione. Un'altra domanda, nel suo giornale è stata data la notizia della vittoria di Europa 7 nella quale è stata bocciata la legge Gasparri e riconosciuto i diritti di quest'ultima a trasmettere, perché il 12 settembre 2007, data in cui questa sentenza venne emessa, lei cosa riportava nella prima pagina del suo giornale? Guardi, non so neanche di cosa sta parlando, non conosco. Ho capito. Non sono omnisciente, seguo la politica, ma questa cosa... Non ho mai sentito parlare del caso Europa 7, lei? Ho capito. È vero che nel suo giornale c'è stato come vice direttore, mi scusi, Renato Farina? Questo qui è stato indagato per favoreggiamento in sequestro di persona, reo confesso, che era il libro paga del Sismi e faceva fabbricare dossier falsi e pedinare un magistrato per lo stesso Sismi. Questo le, non le risulta? Come me, siccome è immeritatamente e molto modestamente da 7 anni, cioè da quando è stato fondato, libero, voglio dire, non mi sfugge, no? Visto che sono un direttore, quindi so benissimo che Renato Farina è stato nostro vice direttore, non mi risulta che abbia commesso tutti questi reati, tanto vero che non è in galera ma continua a lavorare, sia pure con un contratto diverso da quello giornalistico. Farina so che ha avuto un rapporto con i servizi segreti italiani, con il Sismi, per salvare la pelle alla Sgrena, che non lo ha neanche ringraziato, e alle due vispe Terese, che sono quelle due volontarie retribuite che furono sequestrate. L'ultima domanda e poi tolgo il disturbo. Allora, perché Cogne e Stasi occupano così tanto spazio nei giornali televisivi e mentre la sentenza definitiva di Andreotti e Europa 7 non ne parla nessuno? Cioè, capisco, per esempio, lei gli è sfuggito, ma tutti anche gli altri giornali sono sfuggiti. Come spiega? No, guardi, a me non è sfuggito niente in questo caso. Andreotti è stato assolto. È stato prescritto fino agli anni 80. Alcune cose, però, la sentenza, voglio dire, non è così semplice. Alcune cose sono state prescritte e d'altronde la prescrizione è prevista dal nostro ordinamento, quindi non è una vergogna, non è un'onta. Sì, però così... è stato riconosciuto colpevole, cioè lui era colluso con la mafia, non è stato riconosciuto colpevole, sono rimaste in piedi le accuse che gli sono state mosse, ma ormai nessuno ha potuto dimostrare che Andreotti fosse mafioso, non è sulla pietra su quegli anni, perché andare a discutere di fatti di 30-40 anni fa è un po' difficile, credo sia il motivo. Poi la legge prevede che a un certo punto certi reati vadano in prescrizione, quindi è poco da mettersi. Io non so se lei ha seguito la serata, non le sarà apparso che io sono il tifoso di Andreotti, no? Quindi non dico questo. È chiaro che la vicenda Andreotti si è protratta per oltre 10 anni e alla fine ha rotto anche le scatole, credo, la gente che non si è molto appassionata. Mentre questi gialli come Coni e come Carrasco è chiaro che suscitano maggiore interesse, stimolano la curiosità della gente e la televisione che manda in onda servizi su queste cose ottiene degli ascolti, mentre i quotidiani non aumentano neanche di una coppia quando trattano. Senta, la ringrazio ancora.